ora, in teoria. Ok, allora sarò breve sull'agenda perché poi il webinar dura un'ora e 10 e poi ci saranno anche le domande. La prima cosa che vedremo oggi è un po' la differenza tra la signal integrity e la signal fidelity. Ci addentreremo poi sulle sonde e su dei concetti delle sonde come il loading che ti può portare una sonda sul tuo circuito, e fa parte questo della parte signal integrity, signal fidelity. E le specifiche delle sonde, tra cui l'impedenza di una sonda e la banda di una sonda, che effetti hanno, perché, per come, e poi le interfacce delle sonde, perché le sonde vanno insieme a un oscilloscopio e l'unione di sonda e oscilloscopio costituisce un sistema con una certa banda, con certe prestazioni. Alla fine ci focalizzeremo anche nella demo sulla Power Rail Probe. La Power Rail Probe è una sonda particolare che consente di vedere come si comporta il voltaggio, il vostro voltaggio sulle vostre linee di tensione. Ora, detto questo, io passerei a lanciare il tutto sulla parte di sonde. Vediamo qua, da lanciare qua, un attimo, e con Teams sempre, include computer sound, ecco qua, e diamo fuoco alle trombe. Ok, perfetto. Io a questo punto partirei con l'argomento di oggi. Ora, vedete, il titolo è l'importanza di scegliere la sonda giusta. Vediamo, quando si parla di sonde, io comincerei innanzitutto con il fare una distinzione tra dei termini che molte volte sono, diciamo, possono essere confusi o usati in maniera vicendevole, ma hanno delle differenze. Ora, quando si parla di signal integrity, si parla di tutta una serie di regole di routing, di come dimensionare le piste, come far passare i segnali su una board, su una scheda e così via, in modo che il segnale che va dal device 1, trasmettitore, arriva al device 2, il ricevitore, ci arrivi in maniera senza subire troppi artefatti, senza subire troppe degradazioni. Quindi da questo punto di vista la signal integrity è più un qualcosa che riguarda il progettista elettronico e così via, chi fa la scheda e così. Mentre se parliamo di rappresentazione del segnale, di come viene rappresentato il segnale, parliamo di signal fidelity, perché un conto è, io voglio che il segnale che vedo nel mio strumento di misura sia un semplice DMM, sia un oscilloscopio, sia un analizzatore di spettro, bisogna che il mio strumento non disturbi, non crei degli artefatti su quello che va a visualizzare, cioè faccia vedere delle cose che non ci sono. Quindi, come regola generale, possiamo dire che chi fa gli strumenti di misura si occupa della signal fidelity, chi fa le schede si occupa della signal integrity. Fatto sta che questa è una regola generale, però ha molte e diverse eccezioni. Ora, intanto per vedere un segnale, sia che andiamo con un oscilloscopio che con un NAS MU, un DMM o qualsiasi altro strumento, bisogna partire dalla possibilità di mettere una sonda da qualche parte per vedere il segnale. Ora, il
riferendosi a un oscilloscopio, vediamo qui un esempio di sonda. La sonda ideale è facile da connettersi sia verso l'oscilloscopio, sia è facile a connettersi, va sul mio punto di misura in maniera semplice, e quando va su questo punto di misura non attenua il mio segnale, non va a tagliare componenti frequenziali importanti del mio segnale, quindi vorrei che abbia una banda infinita, e soprattutto non introduca ritardi di fase che non siano lineari. Allo stesso tempo, questa sonda dovrebbe avere un'impedenza alta e costante per tutta la banda, cioè non deve, in pratica questa sonda non deve andare a influenzare la mia misura. Ora, questo è, ripeto, è una sonda ideale ed è impossibile. Inoltre dovrebbe essere immune al rumore sia almeno del mio circuito. Ora, se vado a vedere in realtà i modelli di una sonda, se parlo di una sonda per oscilloscopio, intendo, se parlo di segnali DC o a bassa frequenza, io posso avere un modello a linea di trasmissione che è puramente resistivo. Ovvio che se poi questo modello va arricchito con un modello RLC per segnali ad alta frequenza, a frequenze più alte che non siano DC, per cui a quel punto non ho più una cascata di resistenze, ma si devo includere degli induttori e delle capacità. Ora, ognuno di questi componenti ha degli effetti sul segnale che vado a vedere. Ora, partendo dal circuito, da un circuito DC, da una misura DC, supponiamo che io debba andare a misurare la caduta di tensione che ho tra E0 e il ground, cioè la caduta di tensione che ho su R1. Ho un generatore DC a 100 volt, se vado a fare i normali conti con il partitore di tensione, dovrei trovarmi 99.9 volt. Ora, a questo punto io introduco il mio sistema di misura, il mio oscilloscopio, la mia sonda. Qui ho la mia tip e qui ho il mio ground lead. Modello il mio oscilloscopio come una resistenza parallelo da 100 kΩ e vedo che ho un leggero errore, dai 99.9 passo ai 99.8. Questo sistema che è formato dal mio oscilloscopio e la mia sonda ha una resistenza ancora minore, se ho 10 kΩ, quindi è ancora minore della resistenza su cui vado a sondarmi, se la resistenza equivalente del mio sistema di misura è ancora più bassa, ho un errore maggiore. Quindi, prima cosa, non caricare il segnale, avere un'alta impedenza, significa evitare che ci sia una caduta di tensione sul segnale che vado a misurare. In pratica devo avere questa resistenza il più alto possibile per evitare che ci sia che la corrente scorra all'interno del mio sistema equivalente di misura. Come dicevo prima, ciò non è possibile. Quindi questo è un primo effetto che abbiamo: alta impedenza, alta resistenza, basso carico sul mio sistema da misurare. Ora, andando su in frequenza, abbiamo poi l'effetto capacitivo della sonda. La sonda può essere modellata come un parallelo capacità-resistenza. Ora, che effetto ha sul mio segnale
la capacità equivalente del mio sistema di misura, sonda più oscilloscopio, d'ora in poi la chiamo sonda per brevità, ha il fatto che questa parte di capacitiva alle frequenze più alte comincia a diventare predominante e mi diminuisce la banda del mio sistema e soprattutto il rise time che vado a valutare può essere di può essere inficiata la misura del rise time da proprio dalla presenza di questa capacità, cioè mi rallenta il rise time, lo vedo un rise time meno veloce su questo, sul mio circuito. In pratica aumenta il rise time. Se avevo un segnale con un rise time di 500 picosecondi, lo vedo a un nanosecondo, per esempio. Un altro, vorrei specificare una cosa. La sonda parte dal tip che utilizzo. Se io vado a prendere le sonde TPP1000, quelle che vengono date in omaggio con la serie 456, sonde Tektronix Tech VPI, sono delle sonde da 1 GHz che hanno il più basso carico capacitivo di tutte le sonde passive sul mercato. Ora, come dicevo, la sonda inizia dal tip, cioè se utilizzo il tip rigido o il tip per l'MMCX ho 3.9 picofarad di carico capacitivo. Se utilizzo il tip di tipo Pogo, poi mostreremo la differenza, ho un carico capacitivo leggermente maggiore, sempre 5.1 picofarad. Se ho bisogno di altri tip, di accessori standard, e ovviamente devo un po' guardare se sono adatti o no per le mie esigenze. Se io prendo questo Y-lead adapter, questo Y-lead adapter, ovviamente questo è buono per misure di C, cioè ha una banda fino a 100 MHz, quindi non ci vado a vedere segnali di clock a 200 o delle sinusoidi a 200 MHz, proprio perché andrebbe a tagliarmi delle componenti, le componenti frequenziali più alte. Quindi, prima cosa, devo sempre guardare quali sono le specifiche del tip che vado a usare, tanto nelle sonde passive che nelle sonde di più alto livello per l'high speed serial e così via. Un altro effetto che abbiamo sulle sonde in generale è l'effetto induttivo. Ora, sulle sonde passive l'effetto induttivo è dato dal ground lead che utilizzo. Che problemi mi può dare questo effetto induttivo? Più lungo è il ground lead, più sarà comodo, ma più avrò una induttanza equivalente che viene a sommarsi e a far sentire il suo effetto sulle alte frequenze. E a quel punto potrei avere dei fenomeni di risonanza che non sono del mio circuito, ma sono portate dal sistema di misura. Ora, per regola, noi consideriamo 20 nanoherri per inch, cioè 20 nanoherri ogni 2,5 cm. Altri articoli, altra letteratura può arrivare a considerare 30 nanoherri per inch. Tenete sempre conto che più corto è il ground lead, meno problemi potrei avere. Vi faccio vedere qual è l'effetto che hanno i ground lead sul circuito. Allora, vedete che qui io ho dei test point, dei square pin, dove posso andare a prendere questo segnale, il random burst, sulla faccia frontale di una mia scheda.
Se giro la scheda riesco a raggiungere allo stesso modo lo stesso segnale, ma qua non ho dei test point, ho bisogno del ground lead, della spring lead per andare a vederlo il segnale. Vado qui direttamente col tape e poi con la spring, è un po' più difficile da vedere, ma vedrete che ho diversi effetti, ho effetti differenti. Ad esempio qua io mi sono messo con la 12 inches, giusto per farvi vedere l'effetto, mai, a meno che non costretto, non la utilizzerei l'alligator ground lead così lungo per certe misure. Ovviamente è il più comodo, perché è molto comodo, perché io mi metto qua con il coccodrillo e sto a posto. Poi ho usato la 6 inches clip on, in cui mi sono messo proprio sul test point, sono andato a infilarmi sul test point il ground lead, e infine ho girato la scheda e ho utilizzato la ground spring per mettermi sulla massa, e la tip rigida per mettermi sul segnale, e i risultati ovviamente sono differenti, per cui vedete che tra 6 inches e 12 inches ho, tra le due diverse ground lead, ho delle risonanze più o meno accentuate, cosa che invece mi sparisce con la ground spring, proprio che non le vedo le risonanze. Quindi posso dire che il mio segnale, il mio vero segnale è questo qui, mentre per il resto è tutto introdotto dalle mie ground lead. Ora, tenete conto che si possono fare vari esperimenti, queste risonanze, questi overshoot che vanno a darmi fastidio sul segnale mi rimangono costanti al 10% in questo caso, cioè se io vado comunque ad abbassare il livello di questo segnale rimane sempre un overshoot del 10%. Diciamo che questo overshoot dipende sia dal front di salita che poi anche dal ground lead che vado ad utilizzare. Ma sebbene voi molte volte avrete visto in presentazioni anche di altri competitor o altre presentazioni la storia del ground lead, che la storia del ground lead potesse introdurre, che il cavo lungo possa introdurre degli artefatti, che quello non sia il mio segnale, questa è cosa data per assodato. Posso anche mostrarvi che il ground lead da 12 inches o da 6 inches è anche una delle migliori antenne che si possa realizzare. Vi faccio vedere questo esempio. Io sono andato qui con su questo condensatore con una power rail di cui parleremo dopo, e vado a vedere il mio segnale di tensione che esce da un integrato, da un LDO. Ho un 4,74 volt che ha un disturbo picco di 20 millivolt. Ok, fatto questo, sempre su quella scheda, io mi sono andato a mettere con il ground lead da 6 inches su due test point per vedere un segnale. E arrivato a questo, come ho messo questa sonda passiva, ground reference, su questo segnale, un segnale simulato ovviamente, questo è il mio segnale, con la mia, che vado a vedere con la mia sonda con un ground lead da 6 inches, mi sono ritrovato questo effetto sulla mia power rail. Cioè in pratica ogni volta che ho un fronte di salita, un fronte di discesa, ne risentivo sulla mia power rail. Quale poteva essere l'effetto? Stavo caricando il circuito, stava succedendo qualcosa, la mia sonda stava rovinando, creando un percorso di massa nella mia scheda e così via? Risposta no. La risposta è che questo
round lead da 6 inches era un'ottima antenna. Infatti, vedendo una sonda, accendendo un altro canale con una sonda staccata messa da una parte, ho visto che gli stessi effetti, gli stessi segnali, la stessa sporcizia che avevo sulla power rail, l'avevo su questa sonda staccata, e il tutto sincrono con il mio segnale della sonda che qua avevo. Come si risolve questo problema? Cioè, in pratica, di questa ground lead che va a darmi problemi su altre sonde là vicino, bisogna, come dicevo prima, bisogna scegliere l'accessorio giusto. Ora, io ho risolto con la misura con una spring coil, molto semplicemente, con un accessorio che è standard in quello che diamo noi quando vediamo una TPP1000. Ma se veramente volessi andare più a fondo, avessi bisogno di degli accessori, di alcuni accessori che veramente minimizzino la capacità, l'induttanza equivalente, il carico capacitivo della mia sonda, e che non si trasformino in un'antenna, sia un'antenna trasmettente che in antenna ricevente, perché comunque i segnali li becca anche il ground lead, o tutta una serie di accessori che possono essere utili per andare veramente a vedere il mio segnale. Ovviamente, e faccio l'esempio dei connettori delle BMCX, degli adattatori per i connettori MMCX. Fatto sta che devo sempre prevedere nella mia scheda dei test point da questo punto di vista. Ora, una cosa, per tornare al discorso iniziale, no, in cui si parlava di signal fidelity e signal integrity. Ora, molte volte possiamo essere interessati solo alla banda di una sonda, e pare che questo discorso sia e finisca lì. Bisogna invece molte volte tener conto dell'impedenza di ingresso della sonda, dell'impedenza che la sonda va poi a formare con il mio sistema, perché come dicevo prima, è l'impedenza che va a caricare il mio circuito. Ora, se vediamo che, benché la banda di una sonda può essere 2 GHz, 2 GHz e mezzo in questo caso, vediamo che la sua impedenza d'ingresso non è costante fino a 2 GHz e mezzo, cioè non ha un 3 dB di degradazione come ce l'ha la banda, ma vediamo che possiamo dividere l'impedenza d'ingresso in tre stadi, in tre fasi. Abbiamo una prima fase in cui è la resistenza, la resistenza di ingresso che è che la fa da padrona. Poi abbiamo qui un ginocchio dove diventa praticamente la capacità equivalente della sonda comincia a diventare importante, comincia a prendere sopravvento, mentre l'ultima parte o la parte induttiva della sonda che prende il sopravvento, ma comincia a diventare costante. Ora, che problema pone il fatto che l'impedenza di ingresso non è costante su tutta la banda e non ha lo stesso andamento della banda di una sonda? Lo possiamo vedere facendo questo esempio su un diagramma d'occhio. Vedete, qui a sinistra ho un diagramma d'occhio unloaded,
non caricato, lo posso fare con dei pass-through, con delle compliance board e così via. E vedete che in questo caso ho un occhio aperto, una altezza dell'occhio del diagramma di un volt. E voglio andare a vedere la differenza di carico che mi danno due sonde. Ho una sonda, la probe 1, che vedete ha un'alta impedenza fino a una certa banda, poi l'effetto capacitivo prende il sopravvento e alla fine ho una impedenza costante ad un'altra, una seconda frequenza, mentre sulla probe 2 l'alta impedenza ha una banda molto più larga. L'effetto capacitivo si vede ben dopo quello della sonda 1 e poi cade e rimane e arriva alla stessa impedenza della mia sonda 1. Ora, se guardiamo l'effetto della sonda 2, vedremo che l'altezza, l'apertura dell'occhio, l'altezza dell'occhio che ho utilizzando questa sonda è rimasta di un volt. Mentre con la sonda 1, questa che ha una frequenza di ginocchio, un punto di ginocchio molto più basso, vediamo che ho perso qualcosa sull'apertura dell'occhio, cioè da 1 sono passato a 0,9, mi ha quindi degradato l'occhio. C'è da dire però una cosa, la sonda 2, come vedete, non mi dà un risultato, non mi dà un occhio simmetrico. Questo perché? Perché le alte frequenze che sono in questa zona vedono un'impedenza equivalente della sonda diversa da quello che vedono le basse frequenze, cioè basse frequenze vedono un'alta impedenza, le frequenze più alte vedono un'impedenza minore, per cui ho un occhio asimmetrico, benché mi abbia preservato la mia altezza, la mia apertura, ho comunque un occhio asimmetrico che potrebbe portarmi dei fallimenti se ho dei mask testing. D'altra parte, la sonda 1 meno con una impedenza più bassa dopo una certa frequenza ha lo stesso effetto sul mio segnale sia alle alte che alle basse frequenze, per cui mi dà un occhio meno aperto, ma comunque simmetrico. Ora, da questo punto di vista, questo problema qui può essere corretto, visto che con la sonda diamo i parametri S, diamo la correzione, possiamo correggerlo per vedere qual è il sistema, possiamo dare il controeffetto della sonda tramite signal processing e così via. Abbiamo un tool per questo. Poi proprio la connettività della sonda mi permette di correggere, di tener conto di questi effetti. Ora, però, come dicevo prima, questo effetto lo posso correggere. In alcuni casi sono disposto a reggere, a perdere questa simmetria e a correggerla, oppure a perdere un po' di apertura nell'occhio. Ma ci possono essere alcuni casi, come per esempio il MIPDeFi, che è un sistema che non ha una impedenza costante. E avere una sonda a impedenza, flat impedance, come era questa sonda qui, la sonda 1, detta Zeta Active o flat impedance, non mi fa quella sonda avendo una impedenza costante alle altre frequenze, non mi fa funzionare il mio sistema
MIPIFY quando è in low power mode. Perché? Perché il MIPIFY si aspetta, non è un sistema a 50 ohm, non si aspetta di vedere un ricevitore a 50 ohm, ma va in alta impedenza. Per cui a quel punto ho bisogno della sonda 2, quella che aveva un'alta impedenza e bassa capacità su tutta la banda. Cioè, questo per dire che non è che la sonda 1 è sbagliata e la sonda 2 è giusta. La sonda 1 ha un'altra, diciamo, un altro tipo di architettura, è detta Zeta Active o Flat Impedance, mentre la sonda 2 è una sonda dal profilo tradizionale. Ora, proprio voi direte, ma molte volte il sistema che io vado a misurare mi dipende dalla sonda, vedo la sonda, come faccio se io produco ad esempio gli host USB, come faccio a fare le misure sulla mia scheda e dire che al mio cliente che produce i device USB che la mia scheda USB funziona, che sono compliant. Da quel punto di vista, chi ha bisogno di una compliance ha bisogno di test fixture ufficiali, e le test fixture, come succede per la USB oppure come succede per le test fixture del PCI Express, non vogliono le sonde, ma sono delle test fixture propriamente terminate su cui devi andare con i cavi a 50 ohm. Ora, tutto questo per dire che Electronics comunque si fa ancora le sonde in casa e ha, proprio per le diverse esigenze che ci sono sulle sonde, ha diversi tipi di sonda e dei selector guide, un selector guide che vi aiuta a scegliere la vostra sonda. Alla fine avrete tutta, c'è una slide in cui vi rimando al selector guide, alla pagina con cui poter selezionare una sonda, anche perché ogni sonda ha il suo, come dicevo, ha il suo compito. Un'altra cosa che va comunque, come dicevo prima, sulle sonde che va di cui va tenuto conto è l'interfaccia delle sonde. La sonda, le prime sonde oppure sonde ci sono ancora, sonde che vanno semplicemente BNC, ovviamente col BNC non c'è una comunicazione, per cui dovete tener conto, dell'attenuazione e della banda della vostra sonda, dovete regolarvi il tutto. Poi dal BNC col tempo siamo passati ad altre interfacce. Le interfacce che abbiamo sui nostri oscilloscopi, poi vi faccio vedere una tabella di compatibilità. Ultimamente abbiamo sviluppato l'interfaccia Flex Channel, l'unica interfaccia che funziona sia come una sonda con l'interfaccia Tech VPI, faceva parte dei oscilloscopi della passata generazione, sia come sonda come sonda digitale. Vedete questo scasso e questa parte qui che non era presente nel Tech VPI serve per le nostre sonde digitali, in quanto il Flex Channel, il canale che è presente, l'interfaccia che è presente negli oscilloscopi 4 della serie MSO 4, 5, 6, ha la possibilità sia di essere una sonda analogica oppure 8 sonde digitali. Molti si chiederanno, ma le vecchie sonde che avevo comprato per il
DPO 4000 mi funzionano con MSO4? Sì, perché comunque sono è assicurata la retro compatibilità anche fisica con queste sonde. In questa slide riporto varie compatibilità. Ad esempio, se io ho il flex channel qua, che è della serie 4-5-6, il flex channel è compatibile con la Tech VPI, con l'hard key, quindi con lo scasso da una parte, ma anche con la Tech VPI o con la Tech Probe di livello 1. Però è anche vero che non compro una sonda flex channel, che è poi la sonda digitale, non la compro per altri oscilloscopi. Discorso a parte, quindi se ho oscilloscopi più delle serie passate, sono comunque, possono essere comunque compatibili con i nostri nuovi oscilloscopi. Discorso a parte, lo merita il Tech Connect, che è un'interfaccia utilizzata per gli oscilloscopi delle serie più alte, per le serie 70.000, per high speed serial o per altri tipi di segnali, cioè sono i nostri oscilloscopi che arrivano fino a 33 GHz. Discorso a parte, lo merita il Tech Connect, perché va solo su questi oscilloscopi. Se ho bisogno di utilizzare una sonda Tech VPI per questi oscilloscopi, ho bisogno di un adattatore. Ora, io passerei a parlarvi della sonda PowerRail, così almeno vediamo anche qualcosa. Ora, la sonda PowerRail è una sonda un po' particolare. Se vogliamo fare un parallelismo, la sonda passiva che avete con gli oscilloscopi, la TPP1000, è il coltellino svizzero, la PowerRail è il fine cesello. Cioè, col coltellino svizzero io ci vado ad aprire le bottiglie, a intagliare il legno, con la PowerRail, il fine cesello, io ci vado a fare delle cose, ci faccio solo una cosa. E perché parlare della PowerRail? Perché se parliamo di signal integrity e signal fidelity, tutto parte dalla power integrity, cioè dal controllare quanto sia libero da fenomeni disturbatori la mia tensione, la mia 48 volt, la mia 12 volt, la 5, la 3.3. Molte volte pensiamo alla DC rail solo come alla causa della mancanza di una come alla causa che va a sporcare tutta la mia scheda, cioè la mia DC rail è sporca, allora anche i miei segnali sull'FPGA, sul clock, su quello che alimenta il clock, saranno sporchi. Questo è vero, ma è anche vero il contrario. La PowerRail non è solo un aggressore, molte volte può essere anche vittima. Se il mio integrato va a alimentare la mia FPGA e ho il cosiddetto fenomeno di SSO, simultaneo switching outputs, la mia FPGA richiede, quando tutte le uscite passano da basso alto o da alto basso, può esserci un cambiamento di impedenza a valle di quello che vede il mio integrato che fa la DC rail, e posso avere un cosiddetto voltage sag, che è sincrono con quello che mi riportano gli output della mia
FPGA. Infatti, se io vado a vedere com'è la mia DC rate, il mio DC level, vedo che questo non avrò 5 volt precisi e puliti, ma come mi vado a zoomare su quel livello, vedo che ho un segnale che è affetto da rumore, sente gli effetti del crosstalk di eventi periodici che possono essere clock o altro, ma può anche vedere gli effetti di segnali transitori, quindi è un segnale abbastanza composito. Ora, proprio per questo la Power Rail prevede, proprio per il fatto che io voglio andare a vedere questi effetti, la Power Rail mi dà una larga banda fino a 4 GHz, 1 GHz o 4 GHz, mi dà un grande offset fino a 60 volt, mi dà anche una grande sensibilità verticale, nel senso che io riesco con la Power Rail ad andare a 1.25 millivolt di visione per vedere tutti questi effetti. Ora, rendiamoci conto, come dicevo prima, la Power Rail, se non è saputa usare, può indurre in errore, perché la Power Rail ha comunque una dinamica limitata a un volt, a più o meno un volt, nel senso che se io non conosco il segnale che devo andare a vedere, se devo andare a fare un debug su una scheda di cui non ho uno schematico e vado a mettere la mia Power Rail su un integrato da 3.3 volt, se prima non regolo l'offset, io vedo un volt, lui mi clippa il segnale. Per cui, prima cosa, io devo sapere che tensione voglio andare a vedere con la mia Power Rail. Quindi prima io ci passo, magari, se non conosco la scheda, prima ci passo con la sonda passiva. E a quel punto io mi aggiusto l'offset. Ora, aggiustato l'offset, mi vado a aggiustare la scala verticale. Perché l'aggiusto dopo? Perché non vado direttamente con i 2 millivolt a divisione, 10 millivolt a divisione? Perché niente che invece di 3.3 volts sono 3.2 volts di offset, io mi perdo il segnale dallo schermo e non vedo più niente. Quindi devo fare tutta una serie di aggiustamenti successivi. Analogamente, ultimo passo è, in base a quello che ho, devo andare a limitare la mia banda, perché dovete sapere che il browser, alcuni accessori limitano comunque la banda. Ora, perché non posso utilizzare una TPP, una sonda passiva? Intanto la sonda passiva, una 10x, ha un'attenuazione, non mi permette di andare a una sensibilità così bassa. La sonda 10x, 100x e così via, ha un'attenuazione maggiore perché deve adattare l'ingresso dell'oscilloscopio al segnale che vado a vedere. Ora, più alta è l'attenuazione, più alto è il rumore. E soprattutto le sonde passive utilizzano il PAT ad alta impedenza dell'oscilloscopio, che è il PAT più rumoroso da questo punto di vista. La sonda, la Power Rail utilizza ha un'alta impedenza a DC ed utilizza il PAT a 50 ohm dell'oscilloscopio, che è il percorso meno rumoroso del mio oscilloscopio. Infatti, se io vado a vedere il ripple, vedo quale differenze tra una Power Rail
limitata a 1 GHz e una TPP 1000 passiva limitata a 1 GHz. Qua con la Power Rail io lo vedo bene il Ripple, di qua vedo il Ripple affogato in un rumore che non so se è il mio sistema o è il mio circuito, se è il mio sistema di misura o il circuito che vado a misurare. Analogamente, se vado a vedere il Ripple e limito, se vado a vedere il Ripple limitandolo a 20 MHz, vedo che con la Power Rail ho un segnale molto più pulito rispetto a una TPP. Voi potreste fare la domanda, ma come? Compro una Power Rail da 4 GHz per andare a vedere il Ripple a 20 MHz? La risposta è, molte volte il Ripple viene fuori dal è insito nel regolatore e quando va, le frequenze che sono in gioco sono minori di 20 MHz, per cui non vado a valutare il Ripple che ho sul mio segnale a frequenze più alte. Ora, la Power Rail ha tutta una serie di accessori che mi servono per andare a vedere il mio segnale. Ho sia un browser che me la fa somigliare a una normale sonda passiva con lo spring e il tip, posso avere dei YLED e così via. Posso avere anche dei cavi per alta temperatura che resistono all'alta temperatura e così via, dei cavi che vanno da SMA, perché la sonda esce, come abbiamo visto, è uno scatolotto che ha un SMA come connettore e arriva in MMCX oppure da SMA a SMA, dipende poi dal tipo di connessione che avete voi. Oppure ho la possibilità di andarmi ad agganciare direttamente su un condensatore o su un altro componente. Qua riporto diversi accessori e la loro banda. Ricordate che il browser, quello che me la fa somigliare a una sonda, una normale sonda passiva, limita a 1 GHz. Voi direte, ah, ma da 4 GHz passo a 1 GHz. Vi dico, andate a vedere la concorrenza, il loro browser limita a 350 MHz, per cui penso che da questo punto di vista non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Per chi volesse, per chi avesse, dicesse, ah, ma la Power Rail mi sembra eccessiva, che alternative ho per andare a vedere il Ripple? Abbiamo una sonda passiva, la TPP 0502, che ha una attenuazione del 2x, per cui riesco ad arrivare a circa 2 millivolt di visione fino a 10 volt. La differenza tra una sonda passiva e una sonda Power Rail è proprio questa. Io con la sonda passiva io ci arrivo a vedere 60 volt di offset, 48 volt di offset, 12 volt di offset, ma a quel punto la sensibilità verticale è limitata a 1 volt a divisione, mentre con la Power Rail io rimango a 1.25. Ora, questa sonda avendo un'attenuazione molto minore rispetto alla TPP 1000, ha anche un miglior signal to noise ratio, ha comunque una capacità di ingresso maggiore della TPP 1000, ma per andare a vedere il low side di un half bridge o per andare a vedere la mia VC è comunque una sonda ottima. E anche per questa sonda ci sono poi gli adattatori MM6 e sono proprio perché può essere una valida alternativa alla Power Rail qualora non abbia particolari esigenze. Qua vi lascio delle informazioni addizionali, delle application note, dei primer e delle selection guide per le note. E io arrivato a questo punto vi farei vedere una
una demo sulla Power Rail e intanto parto con la demo, poi se ci sono domande siamo qui. Allora, ditemi che vedete la scheda, penso che vediate la mia scheda, una BeagleBone. Ok, perfetto. Ok, allora, questa è una semplice BeagleBone su cui che ho preso questa scheda perché ce l'avevo. E cosa abbiamo fatto? Qua ho tutti i connettori con... un attimo, ecco qua. Qua ho la mia tensione, la mia... ho il ground, poi 3 volt. Poi, come vedete, per utilizzare al meglio la mia Power Rail per portare questa demo, abbiamo messo preso dei segnali su dei condensatori e messo dei test point, dei... MM6X proprio per andarci a poi a vedere con la nostra sonda. Ora dovreste vedere l'oscilloscopio. Faccio un attimo rivedere quello che vado a fare. Questa è la mia. Adesso utilizzo la mia normale sonda passiva. Li vado a mettere sul ground e poi la 3.3 volt. Faccio lo stesso con la mia altra sonda. E andiamo a vedere. Ok, allora vedete. La mia sul canale 1, che è il segnale giallo, io la sto guardando con la sonda passiva la 3.3 volt. Sul canale 4, la mia sonda Power Rail, vedete che il segnale già mi clippa. Siamo a 100 millivolt di visione. Ma posso anche mettere un volt di visione, mi clipperebbe uguale. Per poter utilizzare la Power Rail, io devo inserire l'offset. E so che questa scheda funziona 3.3 volt, e vado e ho beccato. Sapevo che avevo il mio segnale. Ora, devo cercare di non muovermi troppo, altrimenti non tocco bene. Faccio lo stesso con la mia sonda passiva e poi vado un attimo a regolare il tutto perché la sonda passiva ha un volt a divisione. Accendo la media come misura proprio perché 3.3 volt possono essere 3.4 volt. E se voglio andare veramente preciso sull'alimentazione, ho bisogno di utilizzare l'offset di cui ho bisogno. Ora, con la sonda passiva siamo a 50 millivolt di visione, siamo a 20 millivolt di visione, siamo a 15, così non clippiamo. Vediamo con la di aggiustare anche la Power Rail, migliorare. Migliorare l'offset.
Ora, al netto dei adesso le sonde le ho staccate. Adesso le ho staccate, non c'è niente, per questo che vedete clipping. Al netto delle di questi spike che ho, se io vado a vedere il segnale, vedo due segnali uguali con la stessa rumorosità. C'è solo da dire una cosa, che la mia power rail è a 10 millivolt a divisione, mentre la mia sonda passiva è a 20 millivolt a divisione. Per far vedere, per comparare il tutto, ho limitato a 1 GHz la power rail per un motivo. Tanto perché sto usando il browser, e come vi dicevo prima, il browser è a 1 GHz di banda, limitato in banda. Poi perché volevo fare il confronto con la mia sonda passiva. Allora, vedete lo stesso, come dicevo, lo stesso livello di rumorosità, ma è anche vero che la sonda passiva, la power rail è al doppio della sensibilità. Ora a questo punto faccio vedere, utilizzo anche un'altra connessione. Come vi ho fatto vedere prima, ho la mia scheda IMMCX, per cui posso utilizzare il connettore MMCX. Datemi un secondo. Ho appena messo l'MMCX e me lo vado a tolgo il browser sulla mia power rail e adesso vado a vedere una cosa sull'oscilloscopio. Come vi dicevo prima, questa qui che è la mia sonda passiva, se io gli do un offset di 12 volt non ci posso andare con questo vertical scale, ma devo andare con un volt a divisione e forse a questo punto riesco ad andare a 12 volt. Questo con una sonda con una power rail non succede. D'altro canto potreste dirmi, ah, ma allora perché non utilizzo la modalità AC coupling per la sonda passiva? Utilizziamola, visto che ho un numero limitato di mani, utilizziamola sulla mia power rail, utilizziamo il DC reject per vedere quello che succede. Faccio un attimo settaggi. Serve la la posizione, sono tolgo il tutto. E metto il roll mode con il DC, mi metto anche a 20 millivolt a divisione, vi faccio sono in roll mode, mi sono messo, come dicevo prima, sono messo qui e a questo punto se io vado a
premere questo tasto do un reset alla mia scheda. Mi metto in modalità normal e fidatevi che vado a premere la scheda. Vediamo quello che succede. Ok, vedete che in DC mode ho premuto la scheda e ho questi effetti. Ora, a questo punto, utilizzando il DC Reset, mi sono perso qualcosa, perché non so se questa è la se è del rumore della mia scheda oppure l'alimentazione, quello che sto vedendo, sta facendo qualcosa, fa qualcosa quando io premo il reset. Io intanto mi salvo questa forma d'onda così lo vediamo. Facciamo il confronto. La richiamo. E adesso, adesso non uso più il DC Reset, ma utilizzo il DC Coupling e vado a vedere la mia alimentazione. Eccolo qua. Vedete che come sbaglio un pochino offset, ok, facciamo la controprova, vediamo che avrò bisogno di più. Vedete che quando io vado a non utilizzo il DC Reset ma utilizzo il DC Coupling, vedete che quando ho dei reset o dei cambiamenti sulla mia alimentazione, io riesco a vederli, cosa che il mio DC Reset non mi dà la possibilità di vedere. Per cui magari io sto utilizzando il DC Reset o la C coupling su una sonda passiva e l'alimentazione comincia dopo un po' di tempo da 4,8 da 5 volt nominali mi va a 4,8, con la C coupling o col DC Reset io mi perdo tutto questo, cioè mi perdo dei fenomeni transitori che ci possono essere durante un reset, ma soprattutto mi perdo delle deviazioni sulla mia scheda. Ok, a questo punto un'altra cosa che possiamo vedere è il perché ho bisogno di 4 GHz, cosa mi portano questi 4 GHz? Ora, sempre sulla scheda, ho un attimo spostato il mio punto di test, mi sono messo su quest'altro connettore e sono sempre con la power rail. A questo punto vado a settare l'oscilloscopio per vedere il mio segnale. Ora vado a vedere del mio offset
Vedete che la Power Rail segue l'offset proprio perché ha una banda limitata, per cui ho bisogno di mettere l'offset per vedere se quella è la mia è giusta. Devo andare a controllare con la mente se il segnale che sto vedendo è quello giusto. Sembra che ci siamo, per cui a questo punto, utilizzato l'offset, posso andare a vedere, ad aumentare la sensibilità del mio segnale. Come vedete, il segnale ha derebola e così via. Posso ancora ok, posso, sono a 5.000 volte di visione. Se ho poi bisogno per vedere gli effetti di questo segnale, posso utilizzare il nostro View e andare a vedere cosa ho. Andare a vedere in frequenza cosa ho sul mio segnale, da cosa è dato, da cosa sono dati questi ripple, quale potrebbe essere la causa e l'effetto. Ho qui la possibilità di andare a vedere il tutto, metto dei marker ok, messo i marker sul nostro spectrum view, sto vedendo l'analisi spettrale del mio segnale Power Rail e metto i marker, vedo che c'è tutta una serie di armoniche che si ripetono a 24 MHz. Che vuol dire questo? Se trovate lo schema della BeagleBone, della scheda BeagleBone, vedrete che c'è un oscillatore a cristallo da 24 MHz che viene upconvertito e viene utilizzato in varie parti del circuito. Ora, queste armoniche rientrano anche nella mia DC. Nel mio DC voltage, quindi la possibilità di avere una larga banda che mi permette di arrivare a 1 GHz o 4 GHz, io intanto sto utilizzando tutti e 4 GHz, è un'arma in più rispetto alla TPP. Io con questo avrei concluso, Alessandro. Se vogliamo passare alle domande, sono pronto. Lascio un attimo la parola a te e via. Ok. Torniamo online. Siamo pronti per eventuali domande, qualora ci fossero, qualora ci sia da approfondire il tutto. Avete visto la presentazione, avete visto la demo fatta sulla BeagleBone. Diciamo che ci sono diverse potenzialità per quanto riguarda la sonda Power Rail e soprattutto anche per lo Spectrum View, che è il nostro metodo che va oltre la normale, accendo un po' di luce, che va oltre la normale FFT che si fa sui tradizionali oscilloscopi. Quindi spero mi sentiate. Marta, tu mi senti? Sì, sono qua, Rico, ti sentiamo. Sì, ok. Sì, sì.
Ok, adesso c'ho anche il sole, quindi C'è la luce, esatto. c'ho la luce, vedo la luce, quindi se ci sono domande noi siamo qui, o altrimenti avete, credo che abbiate i nostri indirizzi, se non Esatto, poi volete comunque scriverli qui ci come potete dicevo prima, scrivere. una newsletter con la possibilità di vedere questo webinar offline, eventualmente se volete anche condividerlo con vostri colleghi, insomma, potrete farlo. Ok, niente, se non ci sono domande, direi che ci possiamo fermare qua. Cosa dici, Ok, Enrico? per me va bene, io vi ringrazio, ringrazio Giacomo, ringrazio chi ha partecipato oggi e siamo qui a disposizione. Grazie mille a tutti. Ah no, aspetta che Grazie. qualcuno sta. Ah no, Luciano sta scrivendo, aspetta. Luciano, se vuoi Ah, farmi la grazie a domanda, tutti. me la scrivi, me chiami. Grazie, allora, grazie mille. Ti faccio una pergamena. Mandi un corvo che porta il messaggio. Noi siamo ancora con la roba più antica, utilizziamo il corvo e il piccione viaggiatore, va bene? D'accordo. Ciao. Ciao, Grazie. grazie, grazie a tutti. Ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ah, Enrico. Ciao. Enrico, sono Marco, ciao. Stamani sono stato da fanciullo.